Rispetto a quello che tu hai detto finora, qual è la cosa più interessante che si può fare con il nuovo editor? A essere onesti, è un progetto che non è ancora uscito come beta pubblica, quindi non abbiamo ancora visto cosa effettivamente il pubblico farà. La prima cosa che mi viene in mente di interessante è il fatto che sono riuscito io, personalmente, a creare una newsletter in 1 minuto e mezzo. Questo penso sia la prima cosa interessante, le altre ce le diranno i clienti.